Adesso possiamo pure mettere, mettiamo tutti, e chiudiamo la nostra attesa. Intanto aspettiamo un paio di minuti, non saremo qualcun altro, innanzitutto così intanto a salutare le persone che stanno già in chat. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti tanto come dicevo prima Matteo tanto credo che fra domani e dopo domani è già pronto il video ce ne sento te lo mando ok Ok, aspettiamo perché in sala da te, per chi è in chat, stiamo aspettando qualche minuto gli altri partecipanti e a breve partiamo. Non vi rubo altro tempo, io intanto parto, poi lascio la parola a Matteo. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli Aperitech di CodeMotion. Eh, per chi non ci conoscesse, gli Aperitech eh, sono un circuito di eventi eh, organizzato da CodeMotion in collaborazione con Venture Group eh, e da poco anche col binario F e qual è lo scopo degli Aperitech? È quello di dare un, un supporto agli sviluppatori eh, sia per una crescita professionale che, che personale, facendo tanto networking insieme alle, alle community. Questa sera siamo con la community di Pelerning Italia, a cui a breve lascerò la parola. E qui a video potete vedere i nostri riferimenti, abbiamo il, canale, il nostro canale Aperitech, il nostro dev calendar con tutti gli eventi in programma, il nostro gruppo Facebook CodeMotion Tech Community, dove appunto potete avere la possibilità di fare networking e restare aggiornati sugli, su un, sugli eventi organizzati da, da, Codemotion, da CodeMotion e dai nostri partner. E infine il nostro canale Twitch, ovviamente CodeMotion. E brevemente vi illustrerò le. le le iniziative che stiamo organizzando in Codemotion. Prima di tutto, vi esorto a visitare la nostra piattaforma, il nostro sito codemotion.com, dove potete trovare la nostra video platform, che sarà appunto un insieme un database di video eh, organizzati per linguaggio, e ovviamente anche classificabili no? e filtrabili per linguaggio, per tag o per livello. Eh, qui a video potete vedere la nostra, appunto, la nostra piattaforma, potete ricercare eh, il vostro topic di interesse all'interno dei nostri video eh, o eh, inserendo il, eh, la, o una parola chiave all'interno della label dedicata eh, oppure utilizzando il, il menu a tendina eh, e scorrendo varie, nei vari tag presenti nei nostri video. E sempre sul nostro sito potete trovare una sezione dedicata agli EduPath. Gli EduPath eh, sono una, un insieme di video organizzati in macro temi eh, dove appunto avete la possibilità, eh, seguendo video di pochi minuti, eh, aumentare le vostre skill, ovviamente in base al macro tema di vostra scelta. Qui a video vi mostro i prossimi appuntamenti eh, in programma per, in, uh, di Code Motion. E abbiamo tante ovviamente, oltre alla community di Brea Italia, abbiamo anche altre community che si occupano di, di, di vari topic. Eh, organizziamo sia eventi online, appunto, come questo, ma organizziamo anche eventi in presenza presso la sede di The di Hub di, eh, dell'Eventure in via Marsala 29H. Per chi, non lo, per chi non lo sapesse, quindi vi esorto a iscrivervi e, e a venire a trovarci. Eh, Un'iniziativa un organizzata e gestita da Dako D'Omotion e eh, let's talk about The Vix, dove appunto è uno spazio dedicato agli sviluppatori, dove andremo dove di puntata in puntata, andremo a scoprire che cos'è la Developer Experience. Eh, in questo episodio capiremo che caratteristiche ha un DevX. L'appuntamento è il 28 di giugno alle ore 19 su, su Twitch. A breve vi lascerò pure i link sulla chat, così potete restare aggiornati su tutto. E inoltre un'altra un iniziativa, un'altra serie organizzata da CodeMotion è GitHub Story, dove appunto è uno spazio dedicato a sviluppatori e sviluppatrici che ogni giorno si dedicano all'open all source e in particolare a GitHub. E ogni puntata intervisteremo uno sviluppatore o una sviluppatrice e andremo a capire come e perché ha scelto di dedicarsi all'open all source. Un'ultima iniziativa che, che ci tengo a sottolineare è il Dedcast Serie. Organizzato sempre da, da Code Motion. Questa serie sarà è dedicata al cloud. e Domani ci sarà l'ultimo appuntamento dedicato alla piattaforma Splunk. Quindi domani, mercoledì alle, alle 11 potete vedere l'ultimo appuntamento. Ma non vi preoccupate, avete la possibilità di rivedere anche i, i precedenti episodi. E infine, ma non per importanza, eh, siamo contenti di, di annunciare che il 18 e il 19 di ottobre a Milano, eh, torniamo in presenza con la conferenza di, di Code Finalmente dopo due anni torniamo in presenza. Eh, qui a video, ma mi sa che non si vede bene, eh, c'è il, uh, il link dedicato alla community di Training Italia per avere il 25% sul prezzo del biglietto. Eh, io ho finito e lascio la parola a Matteo. Grazie e a dopo. Ok, grazie mille Paolo. Allora, faccio una condivisione in cui mostrerò molto brevemente per chi non ci conosce che cos'è Deep Learning Italia. Ok, dovrebbe vedersi la nostra piattaforma. Eh, questa è la nostra piattaforma e spiego molto brevemente per chi non conosce eh, Deep Learning Italia eh, cos'è. Io sono Matteo Vallavio, sono Community Manager di Deep Learning Italia e... Il Planning Italia è un'azienda eh, che si occupa di due eh, aspetti principali, società di consulenza in ambito ICT e in generale anche una società che si occupa di formazione. In particolare come formazione eh, nasce come una community e ad, ad oggi ha circa 5.000 membri attivi, tra cui anche 50 circa professori, ricercatori e professionisti del settore, come il nostro speaker di oggi, eh, Luca Clissa. I punti principali di forza dell'azienda sono che i corsi sono in lingua italiana, quindi si trattano per di argomenti molto, eh, diciamo, eh, complicati e difficili come possono essere appunto varie eh, sottobranche del machine learning. Eh, in questo vedete a schermo, ad esempio, eh, corsi di reinforcement learning o specifiche applicazioni, ad esempio, di machine learning con, eh, ad esempio, Amazon SageMaker. Ad oggi abbiamo circa eh, 35, corsi, 35 corsi attivi e eh, una serie molto eh, numerosa di docenti, come dicevo prima. Si trattano corsi eh, molto differenti dalla data science in generale, alla data visualization, ad argomenti molto specifici come deep learning per immagini biomediche. Eh, e questo è, diciamo, il punto di forza dell'azienda. Inoltre, a, abbiamo attivato una serie di percorsi professionalizzanti, molto eh, focalizzati a creare una figura professionale. In particolar modo, vediamo ad esempio qua eh, un, abbiamo una serie di corsi. Eh, in questo percorso legato all'NLP, in cui con un solo pagamento una tantum è possibile accedere a quattro corsi che vanno a dare una formazione completa legata a questo nuovo mondo del natural language processing. Eh, inoltre, eh, da aprente il mese di ottobre, avremo la possibilità di iniziare un master eh, denominato Full Stack Data Science che ha proprio l'obiettivo di eh, formare un professionista in questo, in questo settore in forte crescita. Dal mese prossimo ci sarà una nuova piattaforma. Eh, stiamo finalizzando le ultime, eh, gli ultimi dettagli per questo cambio. E quindi dal mese prossimo conto di potervi eh, mostrare la nuova piattaforma di Deep Learning Italia. Eh, lascio adesso la parola al nostro speaker di oggi, che è pienamente PhD, eh, fresco PhD in data science presso l'Università eh, di Bologna. E si, Luca Clisse si occupa di eh, periente, Parleremo di C-Resundance. Grazie, Matteo. Allora, condivido il mio schermo. Eh, tolgo. Sì, no, no, no. Ok. Ok. Ok, mi confermate che riesco, riuscite a vedere lo schermo? Sì, si vede anche il puntatore, giusto? Esatto. Perfetto. Ok, allora, grazie mille Matteo e innanzitutto buonasera a tutti. Io sono Luca Clissa e per prima cosa vorrei ringraziare gli organizzatori per questo evento e per avermi invitato. Questa sera, eh, come anticipato, vi parlerò di un progetto che ho svolto in collaborazione con alcuni colleghi dell'Università di Bologna, dove l'obiettivo è stato lo sviluppo di un approccio automatico eh, basato sul deep learning per il riconoscimento e il conteggio di oggetti in immagini digitali. Noi in particolare lo abbiamo utilizzato per... Um, riconoscere delle cellule neuronali in immagini di mi microscopia in fluorescenza, e tuttavia, nella maggior parte, eh, la maggior parte dei tasselli sono assolutamente generali e riapplicabili anche in altri contesti. Allora, per cominciare, eh, un po' di contesto su di me. Eh, come detto, io sono Luca Clissa, sono un dottore di ricerca in data science and computation presso l'Università di Bologna. E tra le collaborazioni che ho avuto durante il, il mio dottorato, ho avuto modo di collaborare con vari enti, eh, chiaramente l'Università di Bologna, eh, ma anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN, eh, in particolare con l'esperimento ATLAS. Durante queste collaborazioni le, le mie aree di ricerca sono state varie, eh, con vari ambiti sia di metodologici sia applicativi e in particolare ho avuto a che fare con applicazioni computer vision che è quella che andremo a vedere stasera e poi come altri progetti ho trattato anche text processing nell'ambito di uh, analisi testuale di, un di messaggi di errore in un'infrastruttura di calcolo distribuita Uh, quantum Computing e Time Series per la previsione delle ospedalizzazioni Covid durante il secondo e terzo picco della, della pandemia, in collaborazione con l'università con l'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Allora, per quanto riguarda stasera. Il, in questa presentazione vedremo un po' uh, una breve introduzione della nostra applicazione, quindi la microscopia in fluorescenza, e poi daremo uno sguardo ai dati, uh, con particolare focus sulle difficoltà uh, collegate al nostro dataset e alla, alla, alla sua analisi, e infine andremo a vedere, a uh, discutere le metodologie utilizzate e i risultati ottenuti. Allora, che cos'è innanzitutto la microscopia in fluorescenza? E si tratta di una tecnica di imaging, quindi acquisizione delle immagini, eh, basata sulle proprietà di assorbimento e di emissione della luce di alcune sostanze dette fluorofori. Quindi in particolare questi fluorofori eh, vengono utilizzati per marcare delle strutture biologiche di interesse in modo da renderle visibile, visibili per successive analisi. Quindi ad esempio possiamo eh, immaginare di irraggiare una, un, un campione con della luce a una determinata lunghezza d'onda, quindi qui rappresentato da questo filtro che filtra la luce generica in, in una specifica lunghezza d'onda, e poi eh, sfruttando le proprietà eh, fisico-chimiche dei fluorofori inseriti, iniettati in un, in un campione. Uh, si può utilizzarle per filtrare solamente la luce uh, emessa da questi fluorofori, con la lunghezza d'onda specifica uh, di questi fluorofori, in modo da andare a visualizzare solamente le, uh, le strutture biologiche di interesse. E questa è una, una tecnica molto utilizzata, soprattutto in esperimenti life science, uh, e quindi è molto comune trovare delle, delle immagini di questo tipo. In termini di applicazioni, ad esempio, uno studio fatto da tre che eh, colleghi nel 2019 ha, ha investigato i meccanismi responsabili del torpore nei, nei roditori. Questo, mh, dal punto di vista biologico, è importante, interessante, eh, sia per la, per la conoscenza appunto di, di questi meccanismi e un. Um, una cosa molto importante che potrebbe avere molte ricadute a livello di applicazioni umane, a partire dalla chirurgia intensiva e anche spingendo un po' l'immaginazione oltre, anche applicarlo per permettere eh, anche viaggi interspaziali eh, per le proprietà del torpore eh, legate all'assorbimento delle, delle radiazioni. Quindi è un'area un di applicazione eh, molto interessante con potenziali applicazioni, e in particolare, nel loro studio eh, hanno utilizzato un fluoroforo eh, denominato Colera toxin B, che ha la caratteristica di, di emettere una, una luce nello spettro dello, del giallo. Quindi le immagini risultanti sono come queste riportate qui dove eh, sono, il fluoroforo è attaccato a delle cellule neuronali, queste sono fettine di eh, cervelli di topo, e le cellule neuronali emergono come delle, dei puntini, delle macchie gialle, eh, di varia tonalità di giallo, di varie forme e varia dimensione, e sono di solito posizionate su una, un background che invece è più scuro eh, con un po' di variabilità anche nel, nel background. E quindi l'obiettivo del loro studio è contare in ogni immagine quanti neuroni risultano marcati, quindi quante macchie eh, gialle, eh, se vogliamo semplificare al massimo, ci sono in ogni immagine. Ora il problema di tutto questo è che uh, questo, mh, di solito questi studi vengono fatti in maniera molto manuale, quindi c'è uno uh, sperimentatore, un ricercatore che deve uh, visualizzare i uh, campioni, i vetrini con i campioni di fettine di cervello di topo e uh, fotografarli e poi contare a mano uh, quante cellule neuronali sono evidenziate in ogni vetrino, e questo uh, ovviamente è molto dispendioso in termini di tempo e è anche soggetto ad errore eh, per via dell'affaticamento. Infatti provate a immaginare se i campioni, i vetrini da analizzare sono tanti, può essere che eh, qualcuno, in qualcuno l'attenzione si diminuisca dopo una sessione lunga di, di esaminazione e quindi può essere che qual qualche macchia e qualche cellula neuronale scappi. Allo stesso modo, se uh, in un singolo vetrino ci sono tante cellule, può essere che qualcuna non venga riconosciuta. E quindi que tutti questi meccanismi producono un errore intrinseco uh, del legato a questo problema. E un, un, altro un altro problema è il fatto che in alcuni casi la il riconoscimento delle, delle cellule non è... Sempre uh, univoco e può essere soggetto non, ad un'interpretazione soggettiva, quindi diversi ricercatori potrebbero avere opinioni diverse su, uh, sul fatto che una macchia sia o meno una, una cellula. E, e quindi questo uh, diciamo, comporta una arbitrarietà intrinseca uh, nel, uh, nel processo. E uh, limita i confronti tra i risultati di esperimenti diversi. Quindi a partire da questo, da questo problema, il nostro obiettivo è stato quello di creare uno strumento che sia automatico, che velocizzi la, il processo di conteggio delle, delle cellule. E, con, uh, e come desiderata, vogliamo anche che non solo. Uh, l'output di questo approccio sia il conteggio uh, grezzo de de degli oggetti, quindi delle cellule presenti in ogni immagine, ma anche una, una giustificazione del conteggio in termini di localizzazione. Quindi vogliamo che l'output del nostro approccio deve essere sia il numero di oggetti in ogni immagine, ma anche dove sono localizzati nell'immagine questi oggetti in modo da capire quali oggetti eh, contribuiscono a, al conteggio finale. Per, per fare questo, in pratica, abbiamo adottato un approccio che in letteratura è denominato counting by segmentation, quindi conteggio per segmentazione, eh, dove sostanzialmente andiamo a, a svolgere il task di, learn, di apprendimento denominato semantic segmentation, quindi andiamo a, a Disegnare dei, i contorni di ogni oggetto e determinare i contorni specifici, specifici di ogni oggetto, e per fare questo uh, utilizziamo una Computational Neural Network per appunto creare questo per appunto imparare questo, questo compito. Quindi in particolare andando più nel pratico, data un'immagine di input come quella sulla, sulla sinistra. L'obiettivo di learning è predire una uh, mappa di segmentazione dove le cellule sono rappresentate da questi blob bianchi, quindi da pixel bianchi, e tutto il resto cade nello, nello sfondo ed è rappresentato con pixel neri. Quindi, in altre parole, eh, l'obiettivo di learning si traduce in un problema di classificazione binaria a livello di pixel dove il modello per ogni pixel deve predire se il pixel appartiene allo sfondo oppure a, ad una cellula, quindi predire nero oppure bianco. Per fare questo abbiamo collezionato un, uh, un dataset mh, fatto di 283 immagini ad alta risoluzione, quindi 1200 pixel di altezza per 1600 pixel di larghezza. E queste immagini sono quelle in parte già uh, visualizzate prima, derivanti all'esperimento uh, citato precedentemente. Accanto a queste abbiamo aggiunto delle annotazioni a livello di pixel per uh, appunto associare ad ogni pixel l'etichetta se quel pixel fosse un pixel appartenente a una cellula oppure a, allo, appartenente al, allo sfondo. E, e questo perché appunto ci serve per il, il task di eh, segmentazione semantica. Ovviamente questo procedimento è molto dispendioso, immaginate a ah, mettere delle eh, annotazioni pixel per pixel o comunque disegnare eh, tutti i contorni degli oggetti e poi riempirli con pixel bianchi, per cui eh, per mitigare eh, questo, questo fatto abbiamo... Eh, adottato un approccio semiautomatico, eh, in particolare per 252 immagini abbiamo prima utilizzato uh, applicato un filtro sulla luminosità del colore e in base a questo abbiamo ottenuto una, una mappa di segmentazione abbastanza uh, permissiva, lasca, quindi con potenzialmente dei falsi positivi e, e poi abbiamo uh, fatto sì che degli esperti rifinissero questi output, queste bozze, in modo da riempire, e da, da scartare i falsi positivi. In questo modo è sicuramente ancora dispendioso, però sicuramente molto meno rispetto a fare la segmentazione manuale di tutte le immagini. E tuttavia, per 31 immagini eh, aggiuntive rispetto alle, 200, alle 252 iniziali, Abbiamo richiesto a degli esperti di fare questa segmentazione proprio manualmente e in questo caso abbiamo scelto delle immagini contenenti dei tratti caratteristici dei nostri dati. E in questo modo ci siamo assicurati che per gli esempi più difficili da comparare ci fossero delle, delle annotazioni e delle label più affidabili. E passando a una breve analisi esplorativa dei dati. Uh, come avrete potuto osservare e immaginare dalle, dalle anteprime prima, la, le nostre immagini sono originariamente codificate con uh, la codifica RGB, quindi rappresentate come matrici a tre canali uh, corrispondenti ai colori di rosso, verde e blu, e tuttavia uh, Sicuramente la, la tonalità predominante è il giallo, quindi potremmo intenderle come delle immagini a scala di giallo, eh, una sorta di scala di grigio eh, trasformata in, in giallo. Questa osservazione iniziale, eh, questa intuizione è confermata se andiamo a guardare la distribuzione dell'intensità dei pixel in ogni canale di colore. Infatti, il blu ha, ha una distribuzione centrata sullo zero e quindi tutti i, i pixel hanno una, una componente di blu praticamente pari a zero. Eh, una situazione simile si ha per verde e, eh, e rosso, tuttavia ci sono delle, delle code più lunghe in questo caso e questo è, mh, intuita, intuitivamente mh, conferma il fatto che uh, le, le immagini siano a scala di giallo, infatti rosso e, e verde sono le componenti cromatiche del giallo e quindi i pixel, diciamo, i pixel che contribuiscono alla parte eh, principale e più importante delle distribuzioni sono quelli di background e poi queste code sono determinate dai pixel eh, appartenenti a delle cellule che mostrano una colorazione gialla. Per um, andare più nel dettaglio da, di questa osservazione, uh, quindi la, la domanda uh, che sorge da, da, dall'osservazione dall precedente è se l'encoding RGB sia quello ottimale per il nostro uh, processo di apprendimento. E se andiamo a rappresentare qui, una in questa visualizzazione a sinistra, ci sono rappresentati i pixel come uh, punti le cui coordinate sono date dai loro valori RGB e il colore è dato dal colore effettivamente visualizzato nell'immagine. E qui potete subito vedere che sono praticamente allineati eh, sul piano eh, rosso e verde e sono praticamente allineati, quindi eh, si può dedurre che probabilmente eh, sicuramente tre dimensioni sono eccessive e superflue per la rappresentazione di un'immagine di questo tipo. Uh, potrebbero bastare solo sicuramente basterebbero basterebbero solamente rosso e verde addirittura vedendo che sono allineati probabilmente basterebbe una sola dimensione lungo questa, questa direzione per rappresentare la variazione di giallo osservata in questa immagine e a conferma quindi partendo da questa osservazione la domanda potrebbe essere se un altro encoding un altro color space potrebbe essere uh, più favorevole per, il nostro, per la separazione di pixel di cellule e background. E ad esempio qui è riportato lo stesso grafico della stessa immagine, però con l'encoding HSV, quindi tonalità, saturazione e valore. E in questo caso i pixel sono più uh, dispersi. In questo spazio tridimensionale c'è sicuramente una separazione netta di questi pixel che appartengono sicuramente al background. E, e qui probabilmente c'è più spazio di separazione eh, di varie tonalità di giallo, e quindi potrebbe facilitare il task di apprendimento. E quindi questa è un'osservazione che poi terremo conto nello sviluppo del modello eh, e ne parleremo di nuovo in seguito. Un'altra osservazione interessante è che se andiamo a guardare la distribuzione dei conteggi, abbiamo che per la maggior parte delle immagini la distribuzione è compresa uh, tra 0 e 20 cellule per immagine e poi c'è una coda con alcune, uh, alcuni cluster, in particolare qui attorno a questo, questo picco attorno ai 35-40 oggetti per immagine, questo attorno ai 55, questo intorno ai 70. Quindi la maggior parte delle immagini contiene un numero abbastanza limitato di, di cellule e poi ci sono alcune immagini uh, che, che sono invece, presentano un numero più, più elevato. In termini invece di uh, caratteristiche degli, delle, delle cellule, in questa slide è riportata la distribuzione di area e diametro di ferret, uh, che è una misura sostanzialmente dell'estensione longitudinale delle cellule. E, e anche qui possiamo vedere che sicuramente la dimensione di queste cellule è abbastanza variabile. Ha una parte principale e preponderante della distribuzione concentrata su valori piuttosto bassi, quindi la maggior parte delle cellule uh, presentano un'area e un'estensione contenuta, però hanno delle code molto lunghe, quindi ad esempio uh, l'area può variare da circa 16 micron quadri a quasi 800 micron quadri, quindi è praticamente uh, un, fattore, un fattore 40 di, di variazione. Quindi, eh, partendo da queste osservazioni e andando a fare anche un'analisi più qualitativa, un'ispezione visiva più qualitativa, ci sono sicuramente delle sfide associate ai nostri dati, che adesso andremo a esplorare un po' più nel dettaglio e che sono riportate qui, eh, quindi sono lo sbilanciamento delle classi, l'overcrowding, il rumore contenuto nelle etichette e la presenza di artefatti. Partendo dallo sbilanciamento delle classi... Sicuramente una delle sfide più importanti è data dal fatto che i pixel di, uh, delle cellule sono numericamente molto inferiori a quelle delle, uh, del background, quindi dello sfondo, e quindi ad esempio si può notare che mh, il 75% delle immagini ha una percentuale di pixel dello, di cellule uh, inferiore al 7%, allo 0,7%, e non va oltre il, il 5% di pixel appartenenti al, alle cellule, quindi sicuramente un forte sbilanciamento in, in termini di uh, pixel di background. Un altro, un altro elemento molto sfidante nell'analisi di questi dati è dato da alcune caratteristiche particolari, che sono, uh, come anticipavo, la presenza di aree dove ci sono più cellule uh, vicine. E dal fatto che ci sono mh, dei, dei casi borderline di interpretazione quantomeno soggettiva. Quindi, ad esempio, ci sono delle aree in cui le cellule sono molto vicine, quindi mh, rappresentate qui evidenziate con questi poligoni rossi. E quindi, ad esempio, prendendo quest'area o quest'area, ci sono sicuramente più cellule che sono vicine, eh, vicine l'una all'altra e uh, anche a volte parzialmente sovrapposte. E questo chiaramente uh, rende più difficile per il modello l'apprendimento la, uh, delle, delle forme delle cellule, perché questa potrebbe sembrare una tutta a forma di 8, diciamo, invece ne sono due se, uh, separate qui, e quindi è difficile impararne la forma, ma soprattutto è difficile imparare a separare questi due oggetti. E un altro problema è dato dalla soggettività di alcuni casi, quindi in uh, alcune volte troviamo delle strutture, delle macchie simili, come ad esempio qui e qui, eh, dove abbiamo delle macchie con questa texture a puntini, dove in un caso qui è stata marcata da un, da un ricercatore, da un operatore come, come cellula, in questo caso invece è stata scartata però in parte sono simili e quindi per il modello sarà difficile eh, imparare esattamente la differenza tra questi due oggetti. E questo è, mh, è valido e riscontrato anche per altre texture, quindi ad esempio in questo caso c'è queste macchie un po' sfocate, eh, dove ancora in un, caso sono state, in un caso è stata annotata e nell'altro no. E quindi ci sono una serie di pattern che sono uh, ambigui e costituiscono dei problemi nel, nell'apprendimento. Un, uh, un altro problema è dovuto agli artefatti uh, che sono causati da degli accumuli di fluoroforo in alcune aree. E quindi se il fluoroforo si accumula o si attacca a delle strutture uh, biologiche non di interesse, avremo che uh, ci sarà ci saranno degli oggetti che emettono una luce con le stesse caratteristiche, stessa tonalità di giallo uh, dei, ne dei neuroni e quindi sarà difficile per il modello capire, distinguerle da dai neuroni veri. E ad esempio qui abbiamo questa striscia evidenziata in verde che è un bordo di un tessuto, quindi è, è un artefatto biologico. Un altro artefatto biologico è dato dai filamenti che possono sia partire da delle cellule oppure eh, estendersi mh, come stand alone uh, da alcune parti non, non vicino delle cellule. E altri artefatti invece sono tecnici, dovuti puramente all'accumulo di fluoroforo e a, ce ne sono di vario tipo, ci sono degli accumuli puntuali molto contenuti e ce ne sono altri molto evidenti, uh, grandi in dimensione, e, però anche qui il, la difficoltà è che essendo il giallo molto simile alla tonalità di giallo delle cellule, il modello uh, diciamo, ha bisogno sicuramente di guardare non solo al colore, ma anche capire bene la forma e quindi distinguere in base a colore e, e forma. Un'altra caratteristica che rende ancora più difficile questo problema degli artefatti è il fatto che Uh, sono sottorappresentati e quindi uh, spesso uh, forse sono troppo pochi per imparare correttamente come gestirli. Quindi, date tutte queste osservazioni iniziali, uh, il nostro approccio um, è stato pensato proprio per rispondere a queste esigenze uh, di analisi. E uh, in particolare, abbiamo sviluppato un modello, una nuova architettura che abbiamo denominato C Cell Race Unit o in breve uh, Series Unit, e, e l'abbiamo corredata con due strategie di training, uh, che sono le mappe dei pesi, che servono, come vedremo, a penalizzare l'errore in aree più uh, affollate, e questa strategia dell'artefacts oversampling per uh, sovraccampionare quegli artefatti che invece sono sottorappresentati. Partendo ora dal modello, la nostra Service Unit si basa sulla canonica diciamo, architettura AU tipicamente utilizzata uh, in deep learning, specialmente per uh, segmentazione, segmentazione uh, di, di immagini. E questa, architettura, eh, questa architettura è ispirata dal paper originale della Unit e poi da sue modifiche come la Resunet e sostanzialmente contiene un branch di encoding dove l'immagine originale viene ridotta in dimensione e eh, scomposta in tante feature più, più ristrette e che vanno a evidenziare ad esempio i contorni di alcuni oggetti oppure le, i contorni, gli angoli e questo tipo di, um, di caratteristiche dell'immagine. E poi a partire da questo encoding in questo, che, a cui si arriva in questa, in questa parte della rete, viene costruita una un bra, un, un branch corrispettivo che invece va a fare l'app sampling, quindi in questa prima parte si determina cosa c'è nell'immagine e si arriva a una dimensione più piccola rispetto a quella dell'immagine dell originale, e invece nel, nel percorso di upsampling si va a riposizionare queste feature uh, che sono state individuate in, questo, in questa parte, eh, le si va a riposizionare uh, all'interno di un'immagine della grandezza uh, uguale a quella originale. Quindi questa parte fa una... Mh, una analisi di cosa c'è nell'immagine, nella e questa la va a riposizionare quindi risponde a dove sono questi oggetti nell'immagine, a partire da questa architettura, quello che abbiamo aggiunto noi è un blocco convoluzionale uno per uno all'inizio e questo risponde proprio all'osservazione eh, dell'encoding ottimale. Quindi, siccome guidati dall'osservazione che una dimensione potrebbe essere uh, sufficiente per rappresentare le nostre immagini. Abbiamo fatto in modo che il nostro modello potesse apprendere un, uh, un color space ottimale durante il training, in modo da appunto utilizzare una conversione che non sia una conversione standard, ma sia una conversione appresa e quindi ottimale per la soluzione del nostro problema. L'altra modifica è che uh, in questo, nel bottleneck qui in fondo abbiamo aggiunto un blocco residuale e abbiamo sostituito uh, i filtri nelle convoluzioni con filtri 5x5 anziché 3x3 per avere più field of view e quindi dare più contesto per la classificazione dei singoli pixel. Passando poi invece alle due strategie di training, la prima, come anticipato, è quella delle mappe dei pesi, le weight map. Queste mappe, anche questa idea è ispirata a un elemento utilizzato nella, nel paper originale della unit, ma con, una piccola, con un piccolo twist per renderlo più effettivo. E in particolare uh, l'idea è di usare queste mappe per penalizzare l'errore, per dare un peso maggiore all'errore in aree sovraffollate, quindi dove ci sono più cellule vicine. In questo modo l'idea è che se il modello sbaglia in quelle aree uh, avrà un errore maggiore, quindi sarà più mh, focalizzato, più concentrato ad avere a capire bene i contorni in queste aree, a separare bene i contorni in queste aree dove ci sono più cellule vicine. Qui è rappresentata uh, una, um, come viene calcolato il peso nel caso di un'immagine con solo due cellule. Quindi ad esempio partendo dal bordo di una cellula abbiamo una un, 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 un decay esponenziale uh, all'allontanarci dal bordo della cellula. E la contribuzione di uh, cellule diverse viene poi sommata, quindi c'è un compounding additivo. E questa è la vera differenza rispetto alla, alla implementazione originale del paper della UNET: uh, perché uh, tutte le cellule contribuiscono alla penalizzazione di tutti i pixel. Quindi, se noi avessimo una terza cellula, uh, anche la terza cellula contribuirebbe alla penalizzazione in qualsiasi di questi pixel. Uh, invece, nella implementazione della Unit, solo le due cellule mh, più vicine uh, contribuivano alla penalizzazione. In, per fare un esempio più pratico, quindi prendendo un'immagine come quella sulla, a sinistra, dove è riportata una, una maschera di segmentazione uh, che utilizziamo come ground truth per il training, ad esempio in questa area dove abbiamo più cellule vicine. Effettivamente, applicando la, la nostra penalizzazione, la, la mappa dei pesi risultante presenta dei, delle penalizzazioni maggiori, indicate con un colore rosso, in aree dove effettivamente ci sono più cellule vicine, che sono questa regione qui e questa regione qui. Per quanto riguarda gli artefatti, semplicemente ehm, abbiamo preso atto che sono più difficili da gestire e che sono sottorappresentati, per cui sono stati eh, delle immagini che li contenevano sono state presentate più volte, ricampionate di un fattore 6, quindi presentate più volte per fare in modo che il modello avesse più esempi da cui imparare. Quindi Partendo da questi tre blocchi uh, mattoncini elementari, quindi il modello e queste due strategie di training, uh, abbiamo fatto un benchmark del nostro modello, la c res Unit contro tre alternative: uh, un modello Res unit, un modello unit e un modello Unit ridotto con un numero di parametri più simile a quelle della race e della c res Unit. E per ciascuna di queste architetture abbiamo condotto i cosiddetti ablation studies, cioè abbiamo fatto un training con un, um, un design full, dove abbiamo incluso sia le mappe dei pesi, sia la strategia dell'artifact oversampling, e uh, altri, altri due tentativi, uno utilizzando solo il weight map eh, che abbiamo indicato con no a o. E, uh, Un'altra strategia utilizzando solo artifact oversampling e quindi no uh, weight maps. Quindi a partire da tutte queste combinazioni di modello e design sperimentale, le performance sono state misurate in termini di detection utilizzando F1 score e AUC, e counting in termini di uh, R quadro, uh, coefficiente de di, di determinazione R quadro min absolute error dei conteggi quindi in termini di uh, pipeline di training ciascuno di questi esperimenti uh, per ciascuno di questi esperimenti è stato utilizzato un training set di 150 immagini e 63 validazione, invece 70 sono state lasciate da parte come test ciascuno uh, di queste immagini <coughs> non è stata data come input nella sua dimensione originale, quindi 1200 x 1600, ma eh, da ogni immagine sono stati ricavati 12 crop 512x512 512, parzialmente sovrapposti e eh, ciascuno di questi, eh, come da prassi nelle applicazioni computer vision, eh, ha utilizzato una, è, è, so, è stato inserito in una pipeline di augmentation, quindi è stato trasformato con alcune trasformazioni abbastanza comuni in ambito computer vision, quindi delle rotazioni, delle variazioni di luminosità, delle trasformazioni, deformazioni elastiche, per fare in modo di avere un campione più variegato e più numeroso. E in particolare sono stati questo, uh, questa augmentation ha aumentato il, uh, il, di un fattore standard in base alla, al modo in cui erano state ottenute le, um, le etichette, eh, ha aumentato la numerosità delle, delle immagini sottoposte al modello eh, di un fattore standard e eh, in particolare a, partendo da questa, questa strategia eh, il, il modello è stato allenato con all'incirca 16.000 crop 512x512. In termini di uh, parametri di training abbiamo utilizzato un ottimizzatore ADAM con un learning rate iniziale di 0.06, eh, a cui è stato applicato un decrease, un decay del 30% uh, quando non si osservavano dei miglioramenti uh, per quattro epoche successive. E in termini di loss abbiamo utilizzato una weighted binary cross entropy uh, dove le cellule sono state penalizzate un peso 1.5 e lo sfondo con un peso 1 eh, in aggiunta alla possibile penalizzazione dovuta alle weight map e il criterio di stopping è stato mh, diciamo risponde all'esigenza di confrontare questi quattro modelli eh, un po' diversi al massimo delle loro potenzialità e quindi abbiamo fatti mh, allenare in modo che raggiungessero una convergenza uh, e quindi i loro um, risultati migliori, quindi il criterio di stopping era di 20 epoche senza miglioramenti. In termini pratici l'implementazione è avvenuta in Keras eh, utilizzando TensorFlow come back-end e abbiamo utilizzato un training di multi GPU con 4 video um, V100. Eh, L'ultimo pezzettino, eh, una volta ottenuti i risultati, i risultati del modello sono delle matrici eh, della stessa mh, dimensione dell'immagine originale, denominate heatmap, dove ogni eh, cella corrisponde a un pixel e eh, il valore al suo interno corrisponde alla probabilità che il modello associa alla classe, in questo caso eh, cellula, quindi la probabilità che quel pixel sia una cellula. Quindi per ottenere delle maschere di segmentazione binarie con due valori, 0 eh, per lo sfondo e 1 per invece le cellule, è necessaria un'operazione di thresholding che introduce quindi, che sostanzialmente setta a 1 tutti i valori al di sopra di una certa soglia e a 0 tutti i valori al di sotto. E questo introduce altri, un altro iperparametro, quello del, del threshold, che va quindi ottimizzato, e c'è un approfondimento nella, nella prossima slide. E alla, una volta binarizzata, poi è, è necessario uno step di pulizia dell'output, eh, che poi anche questo andremo a vedere più nel dettaglio passando al, all'ottimizzazione del threshold, quindi uh, le, le itmop sono state binarizzate al, um, al variare del, uh, della soglia di binarizzazione e uh, le performance in termini di F1 score sono state calcolate sul validation set. Qui sono riportate in questo grafico appunto, le curve uh, dell'andamento dell'F1 score sul validation set. Per ciascun modello e ciascuna condizione sperimentale, e mh, come potete vedere, eh, l'andamento per valori abbastanza elevati, diciamo al di sopra di 0,5, 0,6 e fino a 0,9, le performance sono abbastanza stabili per quasi tutti i modelli. E per cui mh, quello che abbiamo fatto per la scelta del threshold. È stato applicare questo metodo CNI eh, CNI, dove siamo andati a vedere sostanzialmente il valore di threshold più alto che corrispondesse a una performance non troppo distante da quella ottimale. Quindi qui è riportato a destra un esempio per la C Unit col design full, in verde è l'andamento dellf 1 score al variare del threshold, eh, il massimo sarebbe osservato per. 0,65 con un valore di 0,91 circa di F1 score, con questo metodo CNI eh, riusciamo ad aumentare il threshold fino a 0,875 eh, calando solo di tre punti, meno, quasi tre punti eh, di F1 score. Eh, quindi in questo modo riusciamo ad aumentare il threshold e questo è Uh, risponde all'esigenza di avere un, una predizione con una confidenza molto alta senza per, perdere molto di performance. Una volta ottenute le maschere uh, binarizzate, quindi uh, qui è riportato tutto il, il percorso di, di post processing, quindi a partire dall'immagine uh, riportata qui, dove sono anche sovrapposti i. I contorni bianchi che sono le, le, le cellule dove sono state posizionate da, nelle nell etichette, nelle annotazioni. La predizione del modello grezza è data da questa heatmap, dove in questo caso il rosso rappresenta le aree dove il modello predice con più confidenza. Questa heatmap è binarizzata uh, con un threshold, e uh, però mh, vediamo che in alcune aree. Mh, non è facilissimo da vedere, però in alcune aree, uh, andando uh, in maniera automatica a uh, settare tutti i valori sotto una certa soglia a zero, può essere che si creino dei buchi, come in questo caso, anche se è forse poco visibile, e uh, allo stesso modo ci sono degli oggetti come questo, dove praticamente la, la rete aveva determinato un oggetto con uh, questo filamento che invece era sul quale era un po poco confidente e l'operazione di thresholding ha creato un secondo oggetto anzi più di uno questo qui piccolino uh, che è un, un falso positivo e quindi sporca l'output allo stesso modo a volte è difficile separare oggetti vicini e quindi tutte queste osservazioni ne, mh, diciamo suggeriscono l'applicazione di un post-processing e in particolare abbiamo semplicemente rimosso gli oggetti sotto una certa soglia, abbiamo riempito i buchi e poi abbiamo applicato un algoritmo denominato Watershed capace in, con alcuni setting di separare uh, cellule vicine sotto opportune condizioni. Quindi partendo da questo setting sperimentale, uh, sostanzialmente uh, a livello qualitativo i risultati uh, possono essere ispezionati a livello visivo. Qui ad esempio in verde sono riportate eh, le cellule correttamente uh, riconosciute, in blu quelle che erano state annotate ma non sono state riconosciute e in rosso invece quelle che sono state riconosciute e sicuramente mh, abbiamo uh, Molti veri positivi, molte cell molti riquadri verdi, quindi il modello performa bene, ha eh, effettivamente buone performance anche in casi difficili dove ci sono più cellule vicine, e soprattutto anche in casi degli errori, questi sono in qualche modo interpretabili, non sono tanto distinguibili da Altre cellule eh, effettivamente marcate oppure eh, scartate, per cui anche gli errori, in un certo qual modo, rientrano nell'interpretazione soggettiva di alcuni casi limite. Eh, in termini di valutazione del, della strategia di artifacts oversampling, mh, qui a sinistra possiamo vedere che anche al, il modello, anche allenato senza artifacts oversampling, riesce a. A non a scartare eh, questo quest artefatto biologico allo stesso modo però eh, sulla destra è riportata invece una, pre una previsione con artifacts oversampling e in questo caso l'artefatto tecnico di questo mh, oggetto a forma di maccherone diciamo così eh, non è stato mh, scartato e questo probabilmente è dovuto al fatto che non sono presenti altri oggetti simili nel nel database, nel, nel dataset, e quindi non c'è stato modo di imparare questo. In termini di mappa dei pesi, invece l'effetto è uh, molto evidente. Sopra qui sono riportate le predizioni con la mappa dei pesi, sotto invece, è senza mappa dei pesi. E chiaramente la, se prendiamo questo esempio, questo è molto evidente come Usando la mappa dei pesi la segmentazione è molto più mh, precisa, puntuale, e questo aiuta la separazione degli oggetti. Più nel quantitativo, anche guardando le metriche, mh, qui sono riportate al centro le metriche di, di detection e a destra invece le metriche di counting. Partendo dalle metriche di detection, qui guardando l'F1 score, abbiamo che la. Le prove fatte con la C-RES Unit hanno dei risultati migliori, uh, in particolare raggiungono uno 0,81 di F1 score nel caso di C-RES Unit con full design, che è maggiore di tutti gli altri risultati ottenuti con delle, alterna delle architetture alternative. E questo è confermato anche dall'AOC, e in particolare, in particolare uh, con. Uh, con dei risultati ancora mh, migliori quando guardiamo la, la CRES Unit e qui testimonia il fatto che la, la superiorità di questa architettura è indipendente anche dalla, uh, dalla scelta del threshold, uh, proprio per le proprietà di questa metrica. In termini mh, di. Di counting, anche in questo caso abbiamo che la C resunit performa meglio eh, con una percentuale di varianza spiegata attorno all'82%. Passando poi invece alla valutazione dei design sperimentali, eh, sicuramente confrontando eh, le performance di ciascun modello con la controparte um, che non utilizza le weight map, in tutti i casi abbiamo un miglioramento. Delle, delle prestazioni ad eccezione della Unit, dove invece la prestazione migliore è con, senza mappa dei pesi e questo sia in termini di F1 score o sì, sia in termini di metrica di uh, counting e invece per finire la, le per quanto riguarda l'artifact oversampling uh, la, la differenza è veramente marginale con e senza questo, questo strumento per cui non è stato poi riportato per le altre casistiche. Quindi, per concludere, la Cirision sicuramente performa meglio dei competitor, ha prestazioni simili a quelle di un operatore umano e col vantaggio di, di introdurre un effetto operatore sistematico e quindi permettere uh, confronto tra esperimenti diversi. Eh, in termini di strategie sperimentali, le weight map sono sicuramente utili e favoriscono una se segmentazione più precisa. E infine, ma non ultimo, abbiamo pubblicato sia il dataset sia il modello preallenato in modo da uh, favorire ulteriori sviluppi sia dal punto di vista applicativo con applicazioni in ambito biologico sia nuovi sviluppi metodologici in ambito deep learning con la pubblicazione dei dat del dataset. E in termini di limitazioni, invece, c'è il problema degli artefatti che non sono ancora trattati in maniera ineccepibile, quindi potrebbero essere migliorati ancora. Concludo con qualche referenza e eh, vi ringrazio per, per l'attenzione. Se ci sono domande, eh, sono disponibile a risponderle, sono molto curioso. Grazie mille intanto Luca della bella presentazione e colgo l'occasione per ringraziarti a nome di Pione di, d'Italia. Di Grazie. Grazie. Un attimo per qualche domanda. Vedo che arrivano molti ringraziamenti per la presentazione, quindi devo dire che mi sa che ha... è piaciuta da questo punto di vista. Ok, forse è stata esaustiva. È possibile avere le, meet up, le slide dopo il meetup? Sì, sicuramente. Certo. Con, eh, appena dopo il meetup chiederò a Luca di condividercele e potete trovarle sul nostro parente, su Slideshare di, di Italia. E dove trovate sia le slide di questo meetup che quelle di, di tutti i meetup precedenti, quindi di tutti gli altri ospiti. Se volete rivederlo invece, potete guardarlo o Squad Emotion nella nostra sezione oppure anche eh, sul sito di, eh, sul canale YouTube di Diploring Italia. Direi che possiamo aspettare ancora un minuto, poi eh, se nessuna domanda, eh, ringraziamo eh, Luca per eh, la disponibilità. Scusate, mi sarà un attimo staccata la carica, ero, eh, ero perso un attimo. Ok, direi che i partecipanti stanno diminuendo, quindi eh, colgo l'occasione solo per dire che appunto questo meetup verrà poi condiviso e quindi passare, sarà possibile rivederlo sia sulla piattaforma CodeMotion che eh, sulla piattaforma per esempio del eh, canale YouTube di, di Pernig Italia eh, attendo Paolo che dovrebbe essere per chiudere il meetup eccoci. allora io faccio i saluti finali eh, ringrazio come sempre Matteo e eh, la community di, di Perenica Italia, ringrazio ovviamente Luca per la a te. Per il suo talk io ho seguito, eh, ho capito qualcosa non ho capito tutto <ride> però <ride> come spero mi sembra abbastanza chiaro e quindi ti faccio ancora i complimenti, ancora complimenti Grazie. per il tuo dottorato. E, e niente, allora io vi aspetto ai prossimi meetup, ora non so se Diplomazione in Italia va, va in ferie a luglio, ci rivediamo a settembre. So, eh, no, vediamo, guarda, Matteo. È ci vediamo Un ultimo, ultimo meetup, in realtà già, già anche schedulato, quindi poi ci vedremo a settembre, appunto, come dicevi Pappini, allora ci vediamo al prossimo appuntamento, io vi invito a seguire, eh, il, il, a visitare il sito di Codemotion, a seguirci, come diceva pure Matteo, a breve metteremo una playlist con tutti i video di per in Italia, e ci sarà una sezione dedicata per rivedere tutti gli episodi passati, diciamo, i webinar passati. Eh, detto questo io vi ringrazio, vi ringrazio ancora i partecipanti e a presto, buona serata. Ciao, Ciao, Ciao grazie.